Allora, io partirei subito con un bellissimo sondaggio di un minuto, giusto per darci un po', farci qualche domanda che ci può essere utile per poi indirizzare la conferenza. Allora, preparo il sondaggio. Adesso vedete sullo schermo, dovete andare sul browser e cliccate slido.com. Ci siete? Allora, adesso sull'app scrivete WMeeting 17. Potete entrare e vedere la prima domanda. La prima domanda è: qual è la vostra percezione del futuro del vostro lavoro? Chi è che sta scrivendo sul... Non sento niente. Chi non si è ancora registrato su Slido, Ok. lo vedete sul monitor. Qui Non so se ce l'ho io il scrivete plugin. sul browser del vostro cellulare slido.com, cioè sul Safari. Per adesso si sono registrati bene in 20, 22, Slido.com? Ma qui slido.com, sì. Lo dovrete a vedere sul sinistra? monitor. Cioè devo... Oh, allora slido.com. Martina, mi guardi un attimo. Mi devo registrare su slido.com. No, dice da qui. Basta entrare dentro dopo scrivere WMeeting 17. Ah, allora però devo andare su Safari. Sì, su Safari. Slido.com. Anche hashtag Daniele? L'hashtag è già lì. Dovrebbe esserci già. L'avete già lì. Slido.com. Chi ha il QR code è semplificato, eh? Sì, prendete il QR code, è più facile. Aspetta. Slido.com. Daniele, dovresti fornire le penne di quelle che hanno il tastino, che adesso servirebbe. La penna, scusa? Forniti a tutti gli iscritti le penne di Diamant con quello per poter digitare sul telefonino. Certo, bisogna ottimizzare. Aspetta, purtroppo non posso dirvi passate in ufficio da me che ve la do perché... allora, V. C'era l'hashtag. Sì, sì, ma c'è già qui. Slido, scritto proprio S-I-L-I-D-O, non Slido. Sì, sì, dai, lo stanno facendo. Aspetta, meeting 17. Meeting. Okay, siamo arrivati a 44, ancora 20 secondi dopo chiudiamo il primo. No, aiutami. Scusa, ma mi devo registrare? No, basta che scrivi WMeeting 17. Sì. E ti compare la prima domanda. Ah. Ok, comunque siamo arrivati a 49. E quindi su quanti lo siamo registrati qua in tutto? Maiuscolo però. Sì. Su 85? No, allora c'è ancora gente che deve farlo. 17. Diciamo che è in testa l'ottimismo e mi fa molto piacere. Vai. Edit risposta. Può essere altrimenti. Andare. Bene, visto che c'è riuscita anche la Paola, adesso andiamo avanti. Sì, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Bene. Adesso andiamo avanti con la seconda domanda. Ah, quindi ritorno lì sopra. Adesso? No, se clicchi... Sì. Mi sono dimenticato di dire che dovevate cliccare start, cioè dovete... No, send, no start. Send. Comunque, sì, dobbiamo vendere. Facciamo la seconda domanda. Cosa state consigliando ai vostri clienti in questo momento di difficoltà? Rimanere, uscire o altro?
Bellissimo, mi piace questa cosa, la faccio ogni giorno per clienti adesso, Daniele. Beh, c'è anche altro, potremmo dire, comprare. Abbiamo messo altro volutamente, Non è volutamente. Quando scorre il sangue si compra. Esatto. Adesso che l'abbiamo detto sono aumentati drasticamente gli altri. Non sanno cosa li aspetta. Non scorre ancora. Ruggero, dopo farai qualche considerazione su questo, sul condizionamento del... Allora, ok, siamo a 57. Se c'è qualcun altro che deve... deve far scegliere e scrivere send, dopodiché passiamo alla terza domanda. Boom, 59, passiamo alla terza domanda, dopodiché questi dati li daremo a tutti. Allora, quante chiamate attive state facendo ai vostri clienti e quante chiamate passive state ricevendo in termini percentuali? Quindi 0 su 100 vuol dire che sono solo i clienti che chiamano e 100 su 100 vuol dire che siete solo voi che chiamate i clienti. Chi fa 100 su 100 non ci crediamo, eh. Almeno no, infatti, almeno uno che ha chiamato ci deve essere. Anche perché sennò diventiamo tutti clienti del 100 su 100. Brava. Adesso riblocco il microfono a tutti in attesa poi di passare la parola a Gabriele. Bene, c'è ancora qualcuno che deve rispondere, dopodiché chiudiamo il sondaggio. Bene, dai. Chiudiamo il sondaggio. Ok. Ok, allora, adesso siamo tornati allo schermo. Mi vedete? Sì, sì, ti vediamo. Sì. Bene, ottimo. Bene, allora, adesso passo la parola. Ripeto velocemente le regole per tutti. Tenete il microfono chiuso finché non dovete parlare e se volete parlare fate raise hand che trovate o nella barra o dove c'è manage participant. Siamo 92 collegati, quindi grazie a tutti di essersi collegati. Ce n'erano 97 su meeting registrati, vuol dire che c'era interesse a seguire questa diretta. Passo la parola a Gabriele che farà da moderatore e dopodiché andremo avanti con questa mega tavola rotonda dove tutti siete coinvolti, tutti partecipanti. Vai Gabriele. Ok, allora buonasera a tutti. Noi siamo qua incastrati in alto a destra sulla carta geografica del Friuli, per cui siamo anche, diciamo così, per adesso abbastanza tranquilli da un punto di vista epidemico, dopo bisogna vedere cosa succederà nei giorni a venire. Quando Daniele a giovedì scorso nel piano Bayam dei mercati aveva proposto questa ipotesi di webinar, era un po' scettico. Quando poi ho visto la piattaforma come in realtà sarebbe funzionata, cioè il fatto che tutti potevano dire tutto, chiaramente con quello che deve essere la logica gestione degli spazi reciproci, onde evitare, dico, le sgarbate o le sgarbiate di turno, come quando avviene per televisione dove c'è sgarbi, per cui il fatto di avere questa possibilità di interagire faceva la cosa molto allettante, anche perché per noi è una prima volta. Io ho detto a Daniele, a fronte di voi due, onestamente mi sento un pesce fuor d'acqua, lui mi ha chiesto, fai da moderatore, intanto dopo gli spunti ce li darai. Vi presento rapidamente. Daniele, continuiamo a vedere te per noi. Se dopo dico quello che ha scritto Bertelli di te prima. No,
Tutti vedono te, non ti preoccupare. Ah, okay. È solo tu che non vedi te stesso. Ah, bene, come mai? Chi parla, la gente vede chi parla. Ah, beh, per cui io non mi vedo. Allora, vi rubo 30 secondi soltanto per presentare i due soggetti con cui dovremmo combattere oggi, con questa oretta che staremo insieme. Allora, uno è Ruggero Bertelli. Ho scoperto prima che è più giovane di me, la cosa mi ha stravolto. Da prima sono demotivato anche ad andare avanti col lavoro, perché è nato nel 59, un anno dopo di me. Risiede a Modena, per cui in piena zona rossa. Laureato in scienze economiche e bancarie. È oggi ricercatore universitario, nonché titolare della cattedra di tecnica bancaria, gestione dei rischi di credito e active portfolio management dell'Università di Siena dal 2001. Bertelli è responsabile anche della Hedge Fund and Alternative Investment Strategy Research Unit, nonché membro della Financial Management Association University of South Florida, ed è stato co-chair del FMA European Conference di Siena del 2005 e a Torino del 2009. Ho trovato, mentre che ridi, Daniele. Bene, mentre Daniele, in cui è stato più difficile trovare l'excursus accademico, io vi dico soltanto come l'ho conosciuto, molto rapidamente, che mi aveva onestamente molto colpito, perché Daniele faceva l'ingegnere all'Aprilia e mi ricordo il giorno in cui la prima volta che sono andato a Marcon, ormai saranno passati, non so, 15 anni forse, quando me ne sono venuto via ho detto, ma pensa te, questo studiava come in una pista bagnata la potenza che Biagi scaricava sull'asfalto non doveva venire dispersa, ma doveva venire gestita nel tempo, cioè senza fare perdere grip alla moto, doveva mantenere velocità e senza farsi condizionare dal bagnato, e ha trasportato quelle capacità di calcolo sui mercati finanziari. Ed oggi è qua, CEO di Diamant Partners, con lui collaboro un po' su mille iniziative diverse, molti di voi adopereranno Exante, e Daniele è di per sé un personaggio tutto da capire, da studiare, se volete anche da conservare. Ruggero, scusa, ti ho presentato bene o è mancato qualcosa? Si è assopito? Ruggero Bertelli, ci sei? Ecco, eccomi qua, adesso parlo. Grazie, hai detto quello che... tutta la parte inutile. Cioè, quello che dovevo dire. Tutta la parte inutile l'hai detta, quella utile è naturalmente la mia passione per la finanza e la consulenza finanziaria, che è una delle caratteristiche che probabilmente si vede di più in quello che faccio. Perfetto. Daniele, per te va bene la presentazione, devi aggiungere qualcosa? Togliti il muto, mettiti a parlare, non ci sei. È muto, Daniele. Aspetta, sì. No, sei stato troppo buono, Gabriele. Bravo. Sono come la panda, se non ci fossi bisognerebbe inventarmi. Certo. Bene, allora apriamo questo per andare subito al sodo. Allora, prima discutevamo del primo capitolo di questo piccolo percorso che dovremmo fare assieme, il primo capitolo del libro che scriveremo stasera. In realtà ho detto sarà una battaglia tra Beniamino contro Andrea. Voi vi chiederete, anche Gabriele in Friuli magari non avrà la zona rossa ma avrà bevuto, in realtà per Beniamino sta per Benjamin Graham, mentre per Andrea sta per Andrew Law, cioè due modi diversi di approcciare il mercato. Il primo, quello di Ruggero Bertelli, molto legato, o quello che proporrà questa sera, a uno stile value, uno stile di valori da mantenere nel tempo, da consolidare e da mantenere, e uno stile più timing oriented, che è quello di Daniele Bernardi, per cui quantitativo, legato proprio anche alla scuola appunto di Andrew Law. Io direi, fermo restando che dopo il cappello che faranno i nostri due eroi, inevitabilmente attendiamo da voi pungoli, suggerimenti, domande, eccetera.
a Beniamino Ruggero la palla in questo primo kick-off. Beh, allora, naturalmente di nuovo buonasera anche da parte mia a tutti i 99 partecipanti, quindi per cortesia invitiamone un altro, così facciamo 100 e centriamo l'obiettivo massimo possibile con questa tecnologia veramente molto, molto efficace, molto, molto bella. È un piacere vedervi, molti di voi riesco a vedervi in questa schermata 25x25 con 4 pagine, quindi è una cosa molto interessante, si può scorrere. Inviterei tutti a liberare le loro telecamerine, le loro, di modo che ci vediamo tutti. Sì, vabbè, probabilmente magari qualcuno può essere anche in mutande, voglio dire, sai, in questi periodi non necessariamente. Io per l'occasione mi sono messo il maglioncino, ma sennò ero in tuta, ecco, normalmente faccio le cose in tuta. Va bene, dai, comunque il tema è quello naturalmente di non parlare di strategie di investimento in astratto, ma naturalmente in questo periodo. E io penso che la parola d'ordine che noi dobbiamo avere in questo periodo è agire, e in particolare agire con disciplina. Io penso che questa sia la chiave di volta. Nessuno di noi può permettersi di rimanere fermo, come dire, come un gatto che attraversa la strada e vede le luci della macchina, che poverino si ferma, e l'unica cosa che può accadere a questo povero gatto, se il pilota non è abbastanza abile, è quello di purtroppo mettersi nei guai. Quindi noi non possiamo essere come i gatti che vedono le luci e si spaventano, perché ovviamente le luci le vedi quando è buio, magari piove anche un po', magari la strada è viscida, magari fa pure freddo, magari ti penti di essere dove sei in questo momento, cioè all'aperto, dici ma che cavolo ci sono a fare qua, no? Tu perché sei qui? È la domanda che ci possiamo porre, no? Potevamo essere tutti in liquidità. Io ho incontrato sempre via ovviamente via meeting un cliente istituzionale, non un mio cliente, un istituzionale che posso dire questa parola, a culo, a dicembre aveva litigato con il suo consulente finanziario e ha venduto tutto. E chiedeva a me cosa fare. Dico, no, sono io quello che chiedo a te, come fai a essere totalmente liquido a dicembre del 2019? Allora, il tema naturalmente quindi è agire con disciplina. E quindi l'idea che con Daniele, che lo stimolo è agiamo con disciplina, possiamo adottare due regole. A me piace ricordare che Benjamin Graham distingue due atteggiamenti. Un atteggiamento è quello che lui chiama pricing, che vuol dire confrontare il prezzo con il valore, sostanzialmente, contro quella che lui chiama il timing, cioè il tentativo di anticipare i movimenti di mercato cercando di essere nel lato giusto. Sono due approcci completamente diversi, che però sono rigorosi, e questo è il tema. Agire con disciplina. Allora, in questo momento tutti voi lo sapete meglio di me, quando arriva la marea, diciamo così, quando la liquidità si ritira dal mercato e le barche sono poggiate sulla sabbia, sembrano tutte uguali, nel senso che alla fine sono tutte lì poggiate sulla sabbia, chine da un lato, perché la chiglia fa così, e quindi non so se siete stati in quei posti dove la marea si ritira e ci sono le barche, sono tutte lì, tutte uguali. Il tema è naturalmente quando ritorna l'acqua, quale di queste barche galleggeranno? E questo è il tema della classica selezione di oggetti che hanno le più alte prospettive di galleggiare vigorosamente una volta che naturalmente tutto questo virus sui mercati finanziari si sia placato. È questo il momento, quando vediamo queste barche piegate, di andare a toccare la carena sotto, di andare a fare una selezione degli oggetti che hanno la capacità di galleggiare più degli altri. Le metodologie non mancano, le tecnologie non mancano, naturalmente è l'approccio. Ed è un approccio in cui non si ha paura. Non si ha paura di cosa? Non si ha paura di comprare oggi ciò che domani potrebbe valere il 25% in meno. Tutto qua, è molto semplice. È banale, no? Oggi compri, ma poi può scendere. Se scende comprerai ancora, se hai ancora i soldi. Qual è il problema?
Il tema è: quell'oggetto io lo voglio avere in questo momento, perché è un oggetto di valore, perché è un oggetto che vale. Ma dice, ma poi potrebbe scendere ancora. E pazienza, qual è il problema? Abbiamo comprato un oggetto di valore che quando tornerà la liquidità salirà. Dice, ma chi lo compra ai minimi guadagnerà di più? Marginalmente, perché se l'oggetto di valore oggi è un oggetto di valore, lo rimane anche domani. Naturalmente possiamo adottare tecniche di money management, lo sapete meglio di me, per cui noi compriamo progressivamente e questa è un'opportunità o minaccia. Ma il tema naturalmente è uscire, no? Uscire. Il discorso uscire o rimanere l'ho preso da quell'intervista che magari qualcuno di voi avrà visto di Class CNBC, dove mi hanno intervistato e sotto c'era la scritta uscire o rimanere. Insomma, uscire o rimanere. In realtà le alternative non sono solo uscire o rimanere, ce n'è anche un'altra, che era appunto quella del sondaggio, che è quella naturalmente di mettersi a comprare naturalmente valore. E questo è il tema che Benjamin Graham dice, racconta con la sua metafora di Mr. Market, che molti di voi conosceranno. Mr. Market alle volte è un po' troppo euforico, altre volte completamente depresso. Beh, naturalmente noi possiamo approfittarne sia nel primo caso che nel secondo caso. È un tema di, chiamiamolo pricing, perché lui lo chiama in questo modo. Ruggero, eccomi. Ah, ecco. Pensavo okay, no, perché non riuscivo a ribeccare la linea. Per cui, cappello di Ruggero, adesso la palla va all'altra parte del campo. La palla va dalla parte dell'analista che fa il quantitativo, che fa scelte in cui sempre un metodo alle spalle solido, ma con una declinazione diversa dell'azione sul mercato. Fermo restando che mentre ti chiamo mister oscillano, traballano, tentennano, Ruggero, tu non ti dispiace se ti chiamo così, no? Ok? Però mister crescono, oscillano, tentennano, traballano, ma crescono nel lungo periodo. Esatto, per cui no. Ti chiamerò mister OTTC, che esatto. Sta per crescono. Passiamo dall'altra parte del campo, per cui a Daniele e la visione invece quantitativa del mercato, in cui il valore viene ricercato anche attraverso strumenti di machine learning, eccetera. Daniele, a te la palla. Grazie Gabriele. Siamo a 100 adesso comunque, quindi ci siamo arrivati. Oscilla e traballa tra i 99 e i 100. Scusate, oltre i 100 non si va? Purtroppo siamo una domanda io. Purtroppo credo che ci sia qualcuno che è rimasto fuori. Ah, ok, oltre i 100 non si va, perfetto. Mi piace, magari lo potrà rivedere il video perché lo pubblicheremo sicuramente. Allora, io... Devi cambiare abbonamento per andare oltre 100. Lo so che c'è l'abbonamento, ma come costa tipo 20 euro al mese, prima volevo vedere se ci arrivavamo a 100. Siccome Zoom lo usiamo da anni, allora qualcosina lo conosco, sto programma, per quello mi sono permesso di dirtelo, scusate. Tranquillo. Allora, io condivido ovviamente quello che ha detto Ruggero, perché lo conosco da tempo, in memoria direi, dal 2001, e... in realtà lui sa bene, e so anch'io anche lui, che anche lui crede molto nel rigore del metodo. È più importante il rigore nel seguire il metodo che il metodo stesso, probabilmente, perché purtroppo noi siamo esseri umani e come tali tendiamo, io stesso anche, ammetto le mie colpe, ogni tanto ci cado, tendiamo a pensare di essere più bravi del mercato, non dico del modello sicuramente sempre, ma anche del mercato. In realtà seguire con rigore quello che si fa può portare a degli ottimi risultati. La differenza tra essere Benjamin Graham e Andrew Law, a parte che Andrew Law è un professore del MIT di Boston, che ha scritto, vi invito a leggerlo, il Non Random Walk Down Wall Street, che è un libro fantastico.
in cui dimostra che le metodologie quantitative hanno, riescono a dare un valore aggiunto. Il problema non è tanto che metodo usi, il problema oggi dal mio punto di vista è cosa succederà, perché veniamo da un ciclo incredibile sia nel bond che nell'equity che ci ha portati in una situazione oggi non chiara. Allora io vi condivido un attimo lo schermo, voglio farvi vedere due slide che ho preparato per voi. Allora qui vedete che c'è, lo ingrandisco più che posso senza fare la... Allora qui ci sono due indici. Sapete quali sono l'indice blu e l'indice arancione? Ve lo dico perché sennò dovreste chiudere, aprire tutti i microfoni. L'indice arancione sono 10 anni di Standard & Poor's 500, l'indice blu sono 10 anni del Topics con la punta nel 89. Allora, come vedete, bene o male la crescita è stata simile, forse il Topics è cresciuto leggermente di più, ma adesso il calo in questi giorni è praticamente uguale, è stato praticamente uguale. Quindi dal massimo c'è stata una correzione molto forte che noi stiamo vivendo e emotivamente soffrendo. Però questo cosa ci fa presagire per il futuro? Un conto sono 10 anni che sono andati bene, un conto è sapere come andrà in futuro. E qui secondo me un po' il modello quantitativo può fare la differenza. Perché se il mercato continuerà a oscillare, traballare, tentennare, ma nel lungo termine crescere, come giustamente dice Ruggero, allora non c'è problema. Metodi fondamentali, metodi basati sul buy and hold, tutto, sull'accumulo, tutto quello che volete, vanno benissimo. Ma c'è un ma. E se fosse finito il ciclo? E se fosse che nei prossimi 20 anni, 25 anni, il mercato andrà come è andato il mercato giapponese? Guardate, nessuno ha la certezza, io mi auguro che non succeda, però il mercato giapponese ci ha insegnato, fatalità partendo poi anche con i tassi negativi, ci ha insegnato che, ahimè, può esserci un periodo di 30 anni di mercati che non vanno. E trovare, risvegliarsi tra 30 anni, soprattutto per i consulenti giovani, con un mercato che è ancora al 50% sotto ai massimi, non credo che sia piacevole. Allora è per questa ipotesi che in realtà un modello quantitativo è meglio di un modello fondamentale, perché magari ci sarà il 5% di probabilità che accada, non lo so quantificare, magari accadrà, magari no, però se succede una cosa del genere l'unico modo è usare un metodo quantitativo. Io ho fatto una simulazione banalissima con una media mobile frequenza mensile, quindi proprio una cosa banale, giusto per capire come nel lungo termine un approccio del genere possa portare valore anche in una situazione di mercati che oscillano, tentennano, traballano, ma non crescono. Allora la differenza tra me e Ruggero è proprio l'ultima C. No? Un fondamentalista deve essere convinto e sperare che i mercati continuino a crescere, un quantitativo non necessariamente. Questa, dal mio punto di vista, è un po' la differenza tra l'approccio quantitativo e l'approccio... Poi a chi interesserà, perché comunque non è lo scopo fare promozione, o almeno più di tanto, chi interesserà vi potrò anche mostrare la serie storica, oppure andate su openfinance.com e vedete la serie storica di 18 anni dei nostri modelli quantitativi, quindi potete tranquillamente confrontarla. Bene Daniele, grazie. Aspetta. A questo punto io tornerei un attimo da Ruggero, prima di lasciare le domande, di lasciare spazio alle domande. Perché è vero che tu hai fatto riferimento a un concetto
legato al mercato giapponese, in cui effettivamente il supporto dell'analisi quantitativa avrebbe consentito di neutralizzare questo impantanamento di durato quasi 20 anni, però dall'altra parte probabilmente Ruggero potrebbe obiettare, penso che obietterà, che comunque un portafoglio diversificato avrebbe parti, alcune parti che lo compongono, che in periodi, diciamo così, di impantanamento delle ruote posteriori, perché l'azionario non va, avendo un 4 ruote motrici, le 2 ruote anteriori comunque farebbero presa e riuscirebbero a generare performance. A te, Ruggero. Ma sai, il tema è quello di costruire un portafoglio che a me piace chiamare ben diversificato, cosa che naturalmente è da definire. Un portafoglio ben diversificato. Ora però il tema, un portafoglio ben diversificato, dal mio punto di vista, ha minusvalenze che sono sempre recuperabili. E questo perché è un messaggio importante? Perché naturalmente è un messaggio che induce l'investitore ad adottare quelli che a me piace chiamare i comportamenti performanti. In quello che dice Daniele, che naturalmente è correttissimo e lo sposo fino in fondo, dal punto di vista tecnico, il tema che a me preoccupa di più o incuriosisce di più è la percezione dell'investitore. Il tema è un po' quello che poi conduce a fare le decisioni, a prendere delle decisioni, a fare le scelte. Ora, io, lo sapete, ho osservato l'andamento dei mercati, l'abbiamo osservato tutti, l'abbiamo visto tutti, abbiamo avuto una performance estremamente interessante dei mercati azionari dal 2009, ma anche se mettiamo pure dal 2010, dal 2011, insomma bastava mettersi a caso e naturalmente saremmo arrivati sparati fino a fine 2019, con ovviamente tutti i tentennamenti e tutte le oscillazioni possibili, con un banale Morgan Stanley World, poco altro, no? Ora, il tema però che a me colpisce è la domanda: ma quanti hanno partecipato a questa festa? Perché la festa c'era, era una festa anche facile, con volatilità relativamente contenute, salvo certi momenti. In pochi hanno partecipato. Perché? Perché non hanno percepito. Ora, il tema, secondo me, non è tanto quello che il tecnico riesce a fare, perché io sono convinto che Daniele faccia delle cose splendide e probabilmente, vedendo quel grafico, io mi metterei tranquillo. Poi lo sapete che, dal mio punto di vista, la percezione dell'investitore è ciò che conta di più in realtà. Quindi mi domando: che cosa è mancato negli ultimi 5, 6, 7 anni per arrivare, per mancare da parte degli investitori questa opportunità? Ora, è chiaro che voi mi direte: ma i nostri clienti avevano il 20, 30, 40% di azionario e lo hanno tenuto da 10 anni che lo tengono. I vostri clienti, può darsi. I dati, come dire, di tipo generale dimostrano che questo non è vero, cioè che i vostri clienti, scusatemi, ma hanno il 30% di azionario e poi hanno 100.000 euro sul conto, magari, che non è proprio esattamente quello che, o hanno mantenuto 100.000 euro sul conto fino a quando? Magari proprio fino a novembre dell'anno scorso, magari proprio fino a dicembre, il paradosso più incredibile, ma non è incredibile, è così sostanzialmente. Quindi il tema è questo, quello della percezione. Quindi io sono assolutamente convinto che la nostra percezione sia quella sulla quale noi dobbiamo lavorare di più. E se Daniele mi fa percepire valore in quello che lui fa, sento un microfono. Valerio, chiudi il microfono. Se Daniele mi fa percepire valore in quello che lui fa e io lo percepisco e lo trasformo in comportamento, Daniele vince. Se sono io che faccio percepire valore, pensate al tema ESG, al tema macro trend, sono quei temi dove si può percepire valore di lungo termine. Io non so se poi abbia, come dire, quale dei due vince dal punto di vista finanziario. A me interessa che vinca
il punto di vista comportamentale, cioè che i comportamenti dei soggetti siano orientati a un investimento di medio e lungo termine e nell'ambito del medio e lungo termine riusciamo a portare valore a questo investitore. Quindi il tema non è chi vince dal punto di vista tecnico, perché qui ciascuno di noi sicuramente ha i numeri e le capacità di vincere dal punto di vista tecnico, ma il problema è ci voltiamo alle spalle e vedere quanti mi vengono dietro, perché questo è il senso. Cioè, quanti sono quelli che mi stanno venendo dietro? Perché se siamo un 3-4, sì, abbiamo vinto, ma abbiamo perso in realtà, no? Abbiamo perso. Daniele? Se posso aggiungere una cosa, perché Ruggero al Quant quest'anno ha fatto un intervento bellissimo proprio sul concetto di percezione da parte del cliente dei rendimenti negativi e positivi, no? E spiegando che il cliente percepisce il mercato come, diciamo, cioè i rendimenti negativi del mercato come nel doppio dei rendimenti positivi. I modelli quantitativi hanno un vantaggio che però magari dico dopo perché i modelli quantitativi hanno il vantaggio che riducono il drawdown e nella riduzione del drawdown quindi danno una percezione del cliente migliore rispetto a una strategia buy and hold. Non importa solo la performance, bisogna guardare tutto l'insieme, no? Il concetto di rischio, il mal di pancia diciamo così, e di mal di pancia, l'ulcer index, esatto. E quindi tecnicamente un modello quantitativo che evita di perdere il 50% nel 2008 viene percepito comunque dal cliente molto meglio che un buy and hold che magari alla fine dei 10 anni ha reso un po' di più, però ha fatto soffrire il cliente nel percorso. No? Volevo aggiungere questo. Fagli vedere il... No, Ruggero, volevo tornare, perché prima quando ragionavamo sul discorso del consulente che comunque accompagna il cliente in un contesto di valori e non tanto in un mercato di timing, io ti avevo fatto vedere questa slide che secondo me in effetti potrebbe servire a capire quelli che sono poi le necessità che abbiamo di far passare ai clienti il concetto che avere un metodo va bene, seguire il metodo è diverso. È proprio così. Avere un metodo va bene, seguire il metodo è una cosa completamente diversa. Quindi il tema, qual è il punto debole del timing? Il punto debole del timing è che non vedi le mura. Cioè, purtroppo nel proporre ai nostri clienti le tecnologie di tipo quantitativo diamo sempre parecchia enfasi al fatto che il metodo quantitativo è quel metodo che ti consente di avere le azioni quando le azioni salgono e di non averle quando scendono. Che per carità va bene, però se passa questo messaggio è assolutamente evidente che un movimento improvviso fatto su un timing di tipo per esempio mensile o anche settimanale ti trova dentro e tu evidentemente se hai comprato la settimana prima inizi con una perdita, ma questo è perfettamente normale, non è questo il modo in cui tu devi guardare la metodologia quantitativa, è un problema di percezione, come diceva giustamente Daniele, qui non è un problema di performance ma è un problema di quello che mi aspetto da, no? E il tema è proprio questo. Quindi quando io guardo Monteriggioni, che appunto è questa splendida slide che propone Gabriele mi dice, sai, posso citare Gabriele, no? Quello che tu, o vuoi dirlo tu? Ma non c'è copyright, non c'è copyright. Prego? Non c'è copyright. Vai. Allora, dice, sai, io accompagno il mio cliente dentro Monteriggioni, gli faccio vedere le mura e c'è il ponte levatoio. Lui entra dentro e poi, amico mio, il ponte levatoio si alza e potrai uscire, fra virgolette, solo quando il ponte levatoio si abbasserà di nuovo. E questo è il concetto di un portafoglio, come dire,
blindato, in qualche modo protetto, perché è protetto dal nostro orizzonte temporale, perché è proprio così. Oggi abbiamo paura perché non abbiamo capito che noi supereremo questa fase, perché noi siamo destinati ad investire per i prossimi anni, non per i prossimi mesi. Però questa idea della recensione è l'idea del portafoglio protetto, ma protetto da che cosa? Protetto dai nostri comportamenti, che naturalmente sarebbero invece molto più, come dire, si troverebbero meglio ad avere spazio libero. Decido, adesso ci penso, vuoi le azioni o le obbligazioni? Che cos'è che è destinato a rendere di più? Dice, le azioni, allora dammi le azioni, oppure meglio le obbligazioni. Cioè, capite, purtroppo questa indisciplina è proprio ciò che il metodo quantitativo vorrebbe evitare che ci fosse, e invece in qualche modo la induce. La induce perché il metodo quantitativo è qualcosa che ti dovrebbe dire: noi lavoriamo senza mura, non abbiamo bisogno. Perché poi qual è l'orizzonte temporale di un portafoglio che ha un metodo quantitativo? Ah, non è un problema. No, no, come non è un problema? È un problema perché un metodo quantitativo funziona nel tempo. Anche lui non è che non funziona nel tempo, se no ti perdi naturalmente il vantaggio di lungo periodo. Quando ho visto questa slide e Gabriele mi ha descritto questa idea comportamentale, a me è piaciuta tantissimo, perché questa idea della protezione da noi stessi è senz'altro un'idea forte. Guarda le mura che sono attorno a Monteriggioni e pensa che il ponte levatoio scenderà nel momento in cui tu avrai chiuso il tuo orizzonte temporale, raggiunti i tuoi obiettivi. Ovviamente qua non sto a dire cose banali. Allora, la battuta che ho fatto a Gabriele è stato: pensa te quanti clienti in questo periodo sono morti perché hanno provato a scalare le mura. Sono saliti sopra e sono precipitati sotto, intorno al muro. Sai quanta gente lì agonizzante che ha provato a saltare giù? Perché non c'è niente da fare, purtroppo, no? Tu vedi la mura adesso, giusto? Sì, 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 come no? La slide, okay, te l'ho trovata per quello. Non vedo i morti, ma perché sono nascosti dalle piante. Sono nascosti dalle piante. Perché, capito, il tema è qualcuno che invece del ponte levatoio ha messo su le corde, ha provato a salire e poi a scendere dall'altra parte. Succeda quello che succeda. Perché? Perché all'interno di Monteriggioni c'è, virgolette, un incendio. Perché si bruciano i soldi là dentro, no? Quindi si stanno bruciando i patrimoni. E l'unica soluzione che c'è quando bruciano i patrimoni è cercare di scappare. È un istinto terribile, no? E quindi il tema è naturalmente che il portafoglio, come dire, con le mura, è un portafoglio la cui condivisione di valori, perché si tratta di valori, la cui condivisione di valori non può essere, come dire, lasciata alla libera interpretazione del nostro amato cliente. Voi consulenti avete un compito strepitoso, cioè quello di continuare a fare in modo che il cliente percepisca il valore di stare dentro le mura, perché non c'è nessun incendio, questo è il punto. Non c'è nessun incendio, non stiamo bruciando i tuoi soldi non si stanno bruciando. Questo è il tema, un tema davvero importante e accattivante dal punto di vista... Ruggero, ti interrompo. Oggi è ancora più accattivante, perché se teniamo su il ponte levatoi non entra il virus. Ah, certo. Ma poi hai visto però... È una zona la gente rossa, prende il treno, La gente prende il treno, si affolla nell'Intercity. È terribile. Hanno chiuso le frontiere in Francia, la gente fugge. Perché è più forte di noi. Il virus è un esempio proprio di una paura che abbiamo dentro e che quando la vediamo noi vogliamo scappare. È una cosa istintiva, naturale, ma questo è, come dicevo nell'intervista a Class, questo è il problema del virus. Ma le perdite sui mercati finanziari sono un'altra cosa, non è una malattia che ti uccide, è la volatilità, non uccide nessuno la volatilità. Dovremmo sorridere, dice guarda questo stupido di mercato come si è spaventato. Non uccide nessuno il mercato, non uccide nessuno. Ovviamente uccide solo quelli che cercano di scalare le mura e dopo scivolano. Certo. Daniele, senti, io ho un'idea adesso, anche perché stimoli li abbiamo dati, sì. E mi piacerebbe che, so già che per esempio Marchese freme, per cui mi piacerebbe... Deve alzare la manina. Esatto, allora voi avete... Alberto Mandelli, che ha alzato la manina da tempo, per cui
diamo la parola pure ai nostri amici, compagni di viaggio. Allora, passo la parola a Alberto Mandelli. Ci sei, Alberto? Magari Alberto aveva messo una mano sul cellulare. Confermaci in caso. Io vedo intanto che c'è scritto, c'è Roberto Anselmini che ha scritto: il problema del portafoglio Monteriggioni è che i clienti possono vederlo in ogni momento. E lo sappiamo. E lo guardano quando i mercati scendono, giusto? Ovviamente. Ma anche se non, se non ce l'hanno davanti, lo vedono tutti i giorni. Anzi, allora, abbiamo un problema con Alberto, col sonoro di Alberto. Io adesso lo muto. Ok. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, può farlo o togliendo il microfono, ma non tutti uno alla volta, o meglio ancora alzando la mano, che c'è il tasto Raise Your Hand sotto i partecipanti. Allora, scusate, mi prendo la palla ancora io, perché... Dai, tanto devono rompere il ghiaccio dopo di che... No, esatto, perché mi interessa un altro passaggio di quello che lui aveva detto prima. C'è un passaggio che tu hai detto, nel portafoglio ben diversificato, è evidente che qui ci sta una logica di scelta degli asset, scelta dei prodotti, ma tu hai fatto un'affermazione che mi piace in maniera particolare. Le minus sono sempre recuperabili. Eh beh, certo, questo dice la storia. Naturalmente il motivo per il quale le minus sono sempre recuperabili è un motivo economico fondamentale, per cui su questo punto naturalmente bisogna poi spiegare il perché, cioè comprendere il perché questo avviene. Cioè non avviene perché è scritto nelle tavole della legge, avviene perché naturalmente abbiamo a che fare con una economia reale e aziende che evidentemente sono destinate per loro natura a crescere o a soccombere, e c'è una selezione naturale. È brutto dirlo in questo periodo perché corrono voci strane, ma insomma, diciamo, c'è una selezione naturale che porta sul mercato le aziende vincenti evidentemente a vincere secondo questa logica. Quindi è chiaro che il tema è il tema, come dire, dei fondamentali che portano ad avere questo tipo di risultato, e la diversificazione è uno dei temi, la buona diversificazione è uno di questi temi. A me quello che di questa frase piace, al di là del fatto, come dire, che possiamo discutere tra di noi come deve essere questa diversificazione, quali sono i paesi vincenti del futuro, se dobbiamo fare un peso per capitalizzazione o per PIL, se dobbiamo utilizzare tecniche di composizione, questo però sono fatti nostri. Quello che invece è il messaggio che noi diamo al nostro cliente, al nostro investitore, è sostanzialmente che di fronte a una minusvalenza, quello che conta veramente è l'orizzonte temporale. Perché? Perché se tu hai bisogno di soldi in questo momento è un casino. Ma se questo non è solo opportunità e nessuna minaccia. Nessuno brucia nulla, questo è il tema, no? Nessuno sta bruciando alcunché. Allora il tema delle minusvalenze che sono sempre recuperabili induce i comportamenti performanti, cioè quei comportamenti che portano il cliente, ovviamente aiutato da voi, a dire ok, cavolo, giusto, questo è il momento, no? Quella frase che ho detto che è un po' volutamente paradossale in questo periodo, io me ne rendo conto, è paradossale. Quando i mercati salgono sono tranquillo, quando scendono sono felice. Che è veramente un paradosso in questo momento, sembra di dire una roba, ma che cavolo sta dicendo questo qua? Però è un messaggio comportamentale importante. Perché? Perché evita che la gente salga le mura e si butti di sotto. E questo è il tema. In questo momento veramente il nostro compito è proteggerli. Certo. E proteggerli in questa direzione. Poi naturalmente come produttori di soluzioni, è chiaro che queste soluzioni devono essere adeguate. Da questo punto di vista, e qui poi chiudo, scusatemi,
da questo punto di vista, il tema della metodo quantitativo, ma cosa gliene frega al cliente se si tratta del metodo quantitativo o del metodo Paraponzi? Non gliene frega niente. Il messaggio deve essere quello. Questo è uno strumento che ha minusvalenze che sono sempre recuperabili. Poi Daniele mi dirà, e secondo me è in grado di dimostrarlo, che non solo le sue minusvalenze sono sempre recuperabili, ma sono anche minori e più brevi. Fantastico, fantastico. Ma il concetto è identico. Il portafoglio. Noi non vendiamo roba che è destinata ad andar giù. Noi vendiamo solo cose che vanno su. Le tecniche quantitative, al cliente non gliene frega nulla che sia quantitativo, che sia discrezionale, Benjamin Graham, ma cosa gliene frega? Perché noi quando prendiamo la macchina ci interessa se è il metodo quantitativo che ha costruito la ruota. Ah, non lo so se è il metodo quantitativo. A me basta che giro e che va, questo è il senso. Quindi veramente siamo noi molto attaccati alla nostra voglia di trasferire al cliente che noi siamo bravi. E sapete perché abbiamo questa voglia di trasferirlo? Perché mica ci crediamo tanto. Non ci crediamo fino in fondo. E allora, capite? È vero, è vero. Io volevo adesso attaccarmi, se posso, all'osservazione che aveva fatto Roberto prima, Anselmini, dove diceva il problema del portafoglio è che i clienti possono vederlo ogni momento e lo sappiamo già noi, lo guardano spesso quando i mercati scendono. Vero. Però dal mio punto di vista, forse, Roberto, dimmi poi se sei d'accordo o meno, il problema è che le carestie, anche nel tempo in cui Monteriggioni probabilmente era un comune florido della pianura toscana, avvenivano. Le carestie mettevano a dura prova la popolazione, però siamo nel 2020, Monteriggioni è ancora lì, Monteriggioni ha superato crisi, guerre, carestie, eppure so che non è facile, cioè non sto dicendo adesso è tutto semplice dire ai clienti così, però di fatto abbiamo la coscienza che le serie storiche, e dopo mi allaccio anche a Marchese se vuol dire la sua, i portafogli che utilizzano strutture di investimento che sono collaudate da decenni di operatività sul mercato in cui scelta del prodotto, ribilanciamenti regolari, attenzioni dei drawdown come occasioni diventano in realtà motivazioni perché quel ponte levatoio non venga abbassato nei momenti sbagliati. Non so cosa ne pensi. Allora, Gabriele, scusa, sì? Faccio un attimo da moderatore, certo. Dopo magari Fulvio risponde. Allora, intanto... No, era Roberto prima, il primo coinvolto, perché va infatti. Allora invito tutti a scrivere nella chat direttamente a me personale le eventuali domande, più che su everyone, però in ogni caso va bene anche everyone. Poi ad alzare la mano con raise your hand, con il tasto che trovate dove ci sono i partecipanti, in modo che noi diamo un po' la priorità di parola alle persone. Vedo che per adesso l'ha alzata solo Giorgio, però prima io vorrei dare la parola un attimo a Francesco Merlino. Ricordi che abbiamo anche Roberto che era stato preso coinvolto, perché dopo ricordiamoci che di Roberto. Sì, sì, sì. Okay. Francesco Merlino, chiediamo a tutti di stare dentro i 2 minuti, di non dilungarsi troppo, perché sennò non riusciamo a coinvolgere le persone. Però Francesco Merlino ha detto che avrebbe 2 slide che possono in qualche modo dimostrare il concetto che Benjamino e Andrea possono andare d'accordo. Vai Francesco, datti l'audio e parla. Aspetta. Francesco, in basso a sinistra devi cliccare sul microfono, guarda. Prendi l'audio, bravo. Ecco, grazie per la parola, cercherò di essere più succinto possibile. Ma io penso una cosa, se tutti noi crediamo che questo mercato possa essere in qualche modo, con tutte le sue aspettative, quindi a rialzo o a ribasso, uno specchio del PIL reale mondiale, quindi con un approccio top-down, io credo che il parallelo con il Giappone non sia proprio il parallelo migliore, perché qui c'è... facciamo questa
adesso passatemi il termine, questo virus nel tempo potrebbe diventare una scopa che cade contro una foresta che cresce. Cioè noi fra 20 anni, 30 anni avremo una popolazione probabilmente, virus permettendo, di 8-9 miliardi di persone con dei paesi emergenti che stanno in qualche modo macinando nuovi consumatori. Allora, se questo è vero, io vorrei far vedere solamente una slide, se ci riesco, due slide, in modo da poter essere più chiaro. Scusate, sono un po' emozionato su questo, perché parlare con 100 colleghi non è una cosa semplice. Non so se sono riuscito a fare... la vedete la slide? Sì, vai. Perfetto. Allora, questa è una slide che fa vedere il mercato al 20 di gennaio del 2020 e il mercato mondiale. E questa è è invece l'andamento del PIL mondiale. Ora, se è vero che noi a gennaio del 2020 eravamo qui sopra, può essere anche una cosa normale che un ritracciamento verso la linea del PIL. Questa è una prima considerazione. Una seconda considerazione è il fatto che avevo un'altra slide che però adesso faccio più difficoltà a prendere, che dimostra come uscire ed entrare dal mercato nel 90% dei casi non paga e rimanere nel mercato invece paga, perché non sappiamo mai quali sono i giorni migliori e i giorni peggiori del mercato. E questo, nonostante io mi chiamo Merlino, naturalmente non lo so neanche io, e quindi questa cosa rischia, anche con l'approccio quantitativo, di farci rimanere fuori dal mercato quando invece macina. E allora l'approccio strategico di Graham, forse è sistematico, e sono d'accordo con Ruggero e con chi aveva detto che un conto è avere un metodo e un altro conto è seguirlo, però un approccio automatico di metodo sicuramente può fare la differenza. Grazie, avevo questo da dirvi. Grazie a te Francesco, poi se puoi caricare sul monitor dove avevi questa slide anche l'altra, poi noi la vediamo automaticamente. Sono un po' tecnoleso, adesso faccio fatica anche a riaprire. Ok, non ti preoccupare. Okay. Daniele, guarda che sei senza microfono, per cui devi prendere il sonoro. Apri il microfono, Daniele. Un attimo che ho ripreso... ho tolto la condivisione, così possiamo parlare. Allora, c'era Giorgio, ti tolgo... Giorgio che ha rimesso la mano, quindi vuol dire che aveva qualcosa da dire. Vai Giorgio. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Mi sentite? Sì, riesce a attivare il video o no? Non mi riesce, guarda, ho provato, ma mi chiede la privacy. Io forse quando ho iniziato il collegamento ho cliccato su qualcosa che non davo l'ok al video. Mi dispiace non vedervi. Sì. Cioè, io vi vedo, non farmi vedere, scusate. Vai. Allora, anch'io con l'intervento che volevo fare è molto semplice, sono di scuola classica, pianificazione, portafogli equilibrati sul profilo del cliente si mantengono, poi il cliente deve essere sostenuto in questi momenti perché altrimenti è portato a uscire dalle mura. Normalmente fino ad oggi le correzioni sono sempre state opportunità, così io mi sono sempre comportato. E poi mi faccio una domanda che è un po'... a me piacerebbe molto, no? Un metodo che ci permetta a tutti di poter gestire le correzioni prendendone meno. Ma mi chiedo, come possiamo poi effettivamente farlo con tutti i nostri clienti? Noi gestiamo 100, 150 clienti. Cioè, anche il tempo materiale per poter uscire, entrare, uscire, se mi parli di... Aia, abbiamo avuto un... Giorgio, ti abbiamo perso. Via la voce di Giorgio. Non so se... Mi sentite? Sì, adesso sì. È andata via per un attimo.
ma non so se avete capito quello che volevo passare io come concetto. No, perché l'ultima frase praticamente l'abbiamo persa. Ecco, io dicevo appunto, essendo noi, io perlomeno, un consulente finanziario, che non ho tanti clienti, ma i miei 120 clienti li ho, come potrei gestire un metodo quantitativo di tratto al mese? Non conosco il tuo metodo, per cui la domanda che mi faccio, sarebbe davvero possibile farlo? Allora, piuttosto che il classico metodo che io seguo e che fino ad oggi, viva Dio, mi ha sempre alla fine protetto, portando dei risultati. Ecco. Sì. Giorgio, il metodo cioè? No, allora, quello classico. Il quantitativo di market timing, penso che... Esatto, cioè, allora, io uso il classico, quello che il collega precedente ha detto, di stare sul mercato. Poi, chiaramente, in base anche al profilo del cliente, per cui più azionario, meno azionario, e magari le correzioni per me sono opportunità, che non tutti colgono, attenti, certo. Perché non tutti hanno il coraggio di investire, però chi lo fa, ormai la storia ci ha detto che è vincente. E io credo che anche questa volta ne usciremo da questa crisi. Questo è quello che io penso, ecco. Certo, ma ne siamo abbastanza convinti tutti, anche perché sennò sarebbe un problema. No, allora, giusto per specificare, vi racconto 20 secondi la mia storia, perché io ero un promotore finanziario nel 99-2000 e quando è iniziata la crisi nel 2000, non avendo le basi diciamo economiche, di studi economici, ma solo ingegneristici, ho cercato di trovare un modo per gestire i cali del mercato in maniera intelligente, non per speculare, ma per gestire in maniera intelligente. Tra l'altro era il periodo in cui seguivo i corsi di Bertelli, ci siamo conosciuti proprio a un suo corso, quando stavo proprio definendo il modello inizialmente abbastanza semplice di entrata e uscita ai mercati. Nel 2001 la mia SIM non voleva che creassi una gestione patrimoniale, e io avevo creato dei portafogli su una polizza assicurativa. Quando è successo il crollo del 2001, ho telefonato al gestore della SIM e gli ho detto: tutti i miei clienti mettili in liquidità. E lui mi ha detto, nel crollo 2001 intendo Torri Gemelle, l'11 settembre, e lui mi ha detto: no, non lo faccio perché non mi prendo questa responsabilità. Allora io ho dovuto prendere la macchina, passare tutti i clienti, farli uscire tutti quanti, e poi a ottobre, inizio ottobre, quando il modello mi ha ridetto di entrare, perché la cosa più difficile è poi avere il segnale giusto di rientrata, ho ripreso la macchina e ho rifatto il giro di tutti i clienti. Lì non ho portato valore, ho portato in altri momenti il valore ai miei clienti, ma quello che ho portato è la fiducia che ho realizzato, la fiducia di tutti i miei clienti, perché avevo cura dei loro soldi e agivo per cercare di proteggere i loro soldi. Questo mi ha fatto capire che è fondamentale in certi momenti agire, non tanto per rendere... Chi è? Giorgio, chiaramente che è riuscito a caricare la slide. Giorgio, magari aspetta che ti chiamiamo noi. Francesco, scusa, Francesco. Togli lo share, per cortesia. Questo è il... cosa volevo dire? Questo è il... quello che mi ha portato poi a creare una linea di gestione patrimoniale e poi a fare l'advisor a una linea di gestione patrimoniale. E queste metodologie si possono fare solo con gestione patrimoniale. Non si può fare market timing con l'amministrato, per capirci. È troppo inefficiente, perché tu quando decidi di uscire o rientrare ci metti sempre una settimana, la valuta non è compensata, non compensi le plus con le minus, devi comprare fondi classe retail, non ha senso farlo in classe, cioè come consulente.
È chiaro che queste metodologie devono essere applicate tramite una gestione patrimoniale, altrimenti ha ragione Fulvio Marchese, dopo gli diamo la parola, che il market timing non funziona. Facendolo artigianalmente e con gli strumenti che normalmente abbiamo a disposizione, cioè in amministrato, non funziona. È anche per questo che poi ho creato Open Finance, la piattaforma di gestione patrimoniali, proprio per dare la possibilità alla gente che vuole avere una gestione attiva di poterla realizzare in maniera efficiente. E qua chiudo perché non voglio catalizzare la... L'attenzione, prima di dare la parola a Fulvio, volevo solo dare una risposta a Giorgio, perché lui faceva giustamente, penso fosse Giorgio, se non sbaglio, che diceva la difficoltà di riuscire a gestire molti portafogli se non una allocazione di portafogli in cui nei cali compro. In realtà penso che anche nella gestione di un portafoglio Monteriggioni, per capirci, vediamo se riusciamo a vederlo, noi non è che non abbiamo un lavoro da fare, perché noi abbiamo il lavoro da fare che è quello della parte 3, nel senso che in momenti come questi sappiamo perfettamente che il riallineamento che facendo, con cui facendolo risponderemo alla prima domanda, chiamiamo i clienti o ci chiamano loro? Chiamiamo i clienti, perché in questo momento il riallineamento diventa logico, perché nel riallineamento chiaramente vado a comprare la parte del portafoglio che è scesa maggiormente in questa sorta di piccola ecatombe dei mercati azionari di questi 20 giorni di marzo. Scusa, ho fatto solo quel piccolo inciso e passo la parola, ovviamente la parola e la palla a Fulvio Marchese. Poi c'è R000806 che si è prenotato. Mi sono unmute, dovreste sentirmi. Sì. Perfetto. Allora, vi ringrazio prima di tutto. Tra l'altro è la seconda video diretta che faccio in tre giorni. L'altra ho fatta chiamato da Marco Loconte da Sole 24 Ore e sono stato soddisfatto. Faccio solo questo inciso perché l'ho fatta sentire a un paio di persone. Una mi ha detto: santo cielo, ti faceva delle domande stupide e tu rispondevi come Macron, sei autorevole. Cioè praticamente non davo retta alle domande che mi facevano, rispondevo quello che volevo io. Dunque, io voglio fare un inciso. Io sono partito qualche anno fa, qualcuno di voi mi conosce. La strada che ho imboccato dopo aver realizzato tutta una storia che Gabriele conosce benissimo, che è quella dei segmenti di rischio, che adesso mi viene bene per fare gli assessment e tutto il resto, ho capito che capivo veramente poco, che sapevo veramente poco. E quindi grazie anche a Daniele, grazie a Ruggero e tutto il resto, ho cominciato la strada per sbagliare di meno, che è quella, ho cominciato a percorrere la strada che mi consentisse di capire dove sbagliavo di meno. E quello che affermo sempre con Daniele è: sì, ok, nel momento in cui io anche avessi, come dire, fiducia in un gestore, grazie, questi sono i segmenti di rischio, se anche avessi fiducia in un gestore, guarda, fatalità questa settimana, ragazzi, io avevo più o meno fiducia largo circa in Crastes, no? Avete visto cosa è successo con Allegro, con Multibond e tutto quello che veniva dietro. Quindi se anche avessi fiducia in un certo modello attivo, qualsiasi attivo esso sia, quantitativo, market timing, io chiamerei più trend following che quantitativo quello di Daniele, poi mi dirà lui se c'è differenza evidentemente, ma io più del 2% del portafoglio non gli do. Io ho bisogno di avere qualcosa che mi faccia star tranquillo, di sbagliare il meno possibile sul 100% del portafoglio. Ed è per quello che poi sono atterrato dopo i vari segmenti di rischio. Adesso io lavoro Life Strategy, ho tre modelli, lavoro su quello. Se andate sulla mia pagina lo vedete, oggi l'ho pubblicato. Da inizio 2019 il modello base è sopra il 3%. Finito. Io sono sopra il 3% da inizio 2019 con tutto quello che è successo e non ho toccato niente.
Quindi portafoglio robusto, sono partito con la logica del portafoglio robusto. Come l'ho costruito è un modello che sicuramente sarà un minestrone, però funziona, ci credo, io lo difendo davanti a Gesù Cristo. Dopodiché all'interno dell'asset allocation portafoglio mi sono creato una parte che chiamo Best Ideas, dove ci metto dentro anche Crustes. Se è il 10% del portafoglio e ho 10 best ideas, ci metterò l'1% del patrimonio, cioè mi fa danno veramente poco la gestione, chiamiamola attiva. Ma altrimenti, cioè, ragazzi, le mie statistiche sono che prendono delle scopate fuori dal normale. Cioè io, quando faccio l'esempio dei 138.000 ISIN, i gestori attivi che ci sono nel mondo, andate su Spiva Dow Jones, ci sono le statistiche asset class per asset class, e poi voi mi dite con il 90% mediamente di probabilità di stare sotto benchmark se non è meglio avere qualche cosa di buy and hold e triche balacche, no? Voilà, ho finito. Riprendo la parola io. Daniele, dovevi replicare? Sì, no, non replicare. Allora, poi abbiamo di nuovo una R800806. Gli ho chiesto di dirci, di scrivermi il nome, perché così dopo lo rinomino. Insomma. No, ma il concetto di Fulvio, un po' a volte lo dico, magari oggi ho l'occasione, spero di riuscire a dirlo in maniera corretta. Ci sono vari livelli nelle scelte di investimento, no? Un gestore attivo che fa un fondo comune, per fare un esempio il Mathematics, che è un fondo attivo quantitativo, sono d'accordo con lui che va ponderato attorno al 2-3% del portafoglio. Però quello che noi facciamo, la differenza è vero, noi siamo quantitativi, facciamo market timing, ci sono quantitativi che fanno all weather portfolio, è quantitativo per capirci, ci sono quantitativi che fanno Markowitz, ci sono quantitativi che fanno risk parity e via dicendo, no? Ogni volta che io uso dei modelli matematici per stabilire o dei ranking o delle allocazioni di portafoglio, tecnicamente è una strategia quantitativa. Il market timing è una particolare strategia quantitativa che agisce, entra e esce durante il periodo. Il market timing va applicato nel secondo livello, cioè non nel fondo, ma va applicato nella gestione di portafoglio. Quindi se io e noi abbiamo con molto successo con alcune banche in Italia, applichiamo questa logica. Se tu hai un cliente che è bilanciato al 50% azionario e 50% obbligazionario, avere il 20% di una gestione che fa market timing 0-100 significa andare dal 40% al 60%. Vuol dire sovraesporsi o sottoesporsi leggermente alle componenti di rischio che normalmente il cliente ha deciso di avere. E questo è il modo migliore, secondo me, di utilizzarlo. Chiaramente utilizzare il 100% una gestione che fa 0-100, il cliente deve avere un profilo di rischio elevato. Ma se io applico un 20% di una gestione come questa all'interno di un portafoglio bilanciato, in realtà gli do un valore aggiunto notevole, perché nelle fasi di crescita lo espongo di più e nelle fasi di calo lo espongo un po' di meno. E questo funziona realmente. Comunque, visto che i portafogli sono pronti, Fulvio, adesso non hai più scuse. Devi aprire 3 linee di gestione su Open Finance, così fai beneficiare i nostri clienti, anche i tuoi o altri clienti, delle tue strategie che, mixate insieme alle nostre, magari danno ancora più robustezza ai portafogli dei clienti. Allora, prendo la palla di nuovo io. Voglio far vedere soltanto una slide rapidissima. Per commentare anche quello che diceva Fulvio, questo è il portafoglio, diciamo così, l'All Seasons di Ray Dalio, l'All Weather, chiamiamolo così. Questo è l'andamento proprio alla chiusura di ieri.
Per cui dopo chiaramente la composizione di Fulvio è leggermente diversa, ma per capire come la solidità del trend anche durante l'annata, al di là di questo periodo che comunque tutti quanti abbiamo dovuto accettare come un esame molto probante della solidità delle strategie. Sì, a questo punto io... in euro però, perché se no non vale a niente, è una roba del genere. Lo devi fare vedere in euro, perché portafogli nominati in dollari a noi non serve a niente, perché in realtà... D'accordo. Era solo per capire com'era il tipo di strategia che utilizza anche Fulvio. Dimmi Fulvio se sbaglio. Adesso però mi ha chiesto la parola, dico sempre a R00806, se mi dice, se mette la manina, aprite l'elenco partecipanti e basta mettere la manina. Adesso aveva richiesto la parola Roberto Anselmini. Solito discorso, in basso a sinistra, apriti il microfono. Ok. Grazie. Se sentite qualche rumore, non preoccupatevi, non sono in un campo di tennis, ma sono i bambini che giocano a tennis in casa, per cui... Allora, adunque, alcune considerazioni. Io credo che, vista l'incertezza in generale un po' dei mercati, il fatto di applicare più di una strategia, quindi diciamo la filosofia di Bertelli, quella di Daniele, no, potrebbero, voglio dire, essere il top, l'ideale. Il problema in certi casi è la possibilità poi di applicare a livello operativo, perché ad esempio il discorso delle minus che giustamente diceva, c'è un problema che non tutti i clienti sono disposti proprio come approccio mentale a investire nelle singole azioni. E quindi già quello, le sappiamo che fondi ETF rimangono giusto i certificati, e anche quello c'è un altro problema, no, di MiFID per la profilatura. E quindi alla fin fine ci sono un po' questi problemi di applicabilità operativa di alcune gestioni. Il discorso poi del buy and hold, come dicevamo, è il problema di, nel momento in cui i mercati chiaramente scendono, il cliente va ogni giorno, quando magari nel 2019 lo guardava ogni due mesi o tre, il portafoglio, e quindi diventa anche difficile supportarlo o sostenerlo psicologicamente. Diversa la procedura che in parte ho cercato e cerco di adottare, è creare liquidità prima di grossi tracolli e dire: guarda che noi utilizzeremo questo periodo qua, che può essere di X mesi, non lo sappiamo, per fare gli acquisti a sconto, in modo tale che comprerai la camicia, il maglioncino, anziché 200 euro, pagheremo 170, e quindi sarà un periodo di segna. E questo credo che sia, dal punto di vista psicologico, la soluzione che mi sembra al momento venga vista bene dai clienti. Però è chiaro che è un problema che o si ha liquidità prima, e anche in certi casi l'età, perché se il cliente è, cioè, relativamente giovane, si può fare questo discorso. Se invece è molto avanti negli anni, come tutto sommato può capitare, gli diventa un po' più difficile, perché anche se sappiamo che i soldi non si riportano nella tomba, e quindi c'è un discorso, no, di pianificazione e eredità, ma a una certa età diventa delicato portarlo avanti, no? Ribadire: ma guarda, i soldi qua li hai già destinati ai figli, nipoti, e quindi qual è il problema? È un rimarcare: guarda che sei vicino al giorno del tuo dipartimento. Ecco, volevo giusto fare un po' queste considerazioni operative più che altro, perché poi, come dicevamo, quindi o hai la possibilità di mettere in atto una gestione patrimoniale in cui butti tutto dentro, il cliente tutto sommato non vede granché per il suo bene, quindi puoi anche giocare con le minus, altrimenti c'è con questa situazione, questa problematica. Mi chiudo, grazie. Certo. Grazie a te. Grazie a te, Roberto. Abbiamo scoperto chi era il R000806, che è Pasquale Puglia, a cui credo di aver dato la linea. Pasquale, puoi parlare. Sì. Mi senti? Sì. Ok, mi fa piacere, è uno dei pochi dibattiti che partecipo. Ho una grossa stima di te, Daniele, sono stato uno dei primi a seguirti. Grazie. Tengo conto che io sono 39 anni che sto sul mercato.
Per cui queste crisi, anche al professor Bertelli lo faccio presente, le ho vissute tutte dal 1980. E ho scoperto solo una cosa, sono laureato in filosofia, la filosofia mi ha aiutato. In questi momenti, ditemi quello che volete, modelli matematici, io sono appassionato di libri antichi, di letteratura, per cui modelli matematici, mi potete dire tutto quello che volete, ma è tutta una questione di psicologia, esclusivamente psicologia. Scusatemi, non mi prendete per un demiurgo. Io uso, ho usato spesso e consiglio a qualcuno di leggere Torquato Aceto, La dissimulazione onesta, che può insegnare tante cose, il fatto come comportarsi in questo momento con le persone. Tanto il cliente sarà sempre così, qualsiasi situazione che si verifica, né più né meno, non c'è portafoglio che tenga, non c'è situazione che possa risolvere i problemi. Quando c'è qualcosa, è un qualche cosa che viene fuori dal mal di pancia di ogni cliente, cliente da 30 anni, da 35, da 40. Non c'entra assolutamente nulla. Mi fa piacere quello che hai detto, Daniele, su alcuni clienti particolarmente evoluti che capiscono, ma quanti ce ne sono di questi? Quanti vogliono fuggire dal mercato? Io faccio un esempio banalissimo, i bisonti. Parte uno, partono tutti quanti gli altri, non gliene frega niente a nessuno. Grazie per l'intervento. Prego. Allora, intanto grazie a Pasquale e a beneficio di tutti vi faccio vedere il libro citato da Pasquale. Il libro è di Torquato Aceto, della dissimulazione onesta, per cui se qualcuno poi fosse interessato a seguire quello che... La vedete? Sì, lo vedete il libro? Ok, perfetto. Per cui se qualcuno è interessato a leggerlo, però questo stimolo di Pasquale va dritto dritto a Ruggero, secondo me. Proprio perché quando Ruggero o Mister OTTC ci dice che i risultati dei portafogli non li fanno i prodotti che abbiamo, ma i nostri comportamenti, non fa altro che cercare una rima con le parole di Pasquale. A te, Ruggero. Direi che il tema è proprio quello di renderci conto che il vostro compito è quello di riuscire a fare in modo che la gente non attraversi quel muro o assuma dei comportamenti che sono comportamenti che danneggiano, che mancano di rispetto al proprio denaro. Quindi sono completamente d'accordo sul tema. La dissimulazione onesta, libro che onestamente non ho letto, ma il titolo è molto accattivante, e quindi sicuramente è una cosa che prenderò, è probabilmente, insomma, legata a un ruolo di architetto delle scelte che Richard Thaler direbbe che in questo momento noi dobbiamo fare, costruire un'architettura delle scelte che ci consenta di fare le scelte corrette, le scelte giuste, quelle che sono giuste per noi. Ora però io qui aggiungo, e quindi sono leggermente, come dire, in disaccordo, ma proprio appena appena, è chiaro però che per avere un ruolo guida forte, anche nei momenti difficili, noi bisogna avere il dominio assoluto delle questioni tecniche. Dominio, cioè il nostro cliente deve percepire che noi dominiamo. Siamo delle persone strepitose perché lo comprendiamo, lo guidiamo, ma perché lui ci segua deve percepire il dominio dei prodotti, il dominio dei mercati, il dominio degli strumenti, con la nostra sicurezza, con la nostra serenità, come fanno i professionisti. Un medico è uno psicologo innanzitutto, perché il medico vince se il paziente segue i suoi consigli, il medico perde se il paziente non segue i suoi consigli. E questo è il punto. Quindi il tema è, io sono totalmente d'accordo che il vostro ruolo è un ruolo, e lo sposo totalmente, innanzitutto di psicologia cognitiva, quindi uno psicologo specialista, se così vogliamo dire, non uno psicologo generico, ma un psicologo specialista in psicologia cognitiva, che però ha dietro di sé una capacità tecnica
fatta da esperienza, ma anche conoscenza, anche competenza, non è solo l'esperienza. È un tema di ruolo, di fiducia e poi di soluzioni. Io uso sempre queste tre parole: ruolo, fiducia, soluzioni. Io la fiducia in voi ce l'ho, non perché siete brave persone, perché lo siete tutti, ma perché siete dei professionisti che sapete cosa mi state dicendo. Io non ci capisco niente, ma se voi mi dite di fare una cosa, la faccio. Perché? Non perché mi avete convinto con le buone maniere. Non è con le buone maniere che mi convincete, è con il vostro, la vostra capacità di trasferirmi competenza, solidità, esperienza sicuramente, ma anche soluzioni che io non metto in discussione perché non capisco. E questo è il tema, no? Il tema è l'alternativa qual è che purtroppo vediamo? Quella che le persone prendono un libro di finanza, studiano qualcosa, partecipano a qualche webinar che trovano su internet e si mettono a fare le cose da soli. Che secondo me è la vostra più grande sconfitta ed è anche la più grande sconfitta di questi signori, che ovviamente qualcuno avrà successo e dirà che è stato strepitoso, su qualcuno che ha successo ce ne sono 90 che evidentemente successo non hanno. Quindi uno psicologo cognitivo, sono assolutamente d'accordo, uno psicologo cognitivo caratterizzato da una competenza tecnica indiscutibile. Grazie Ruggero. Allora io approfitterei prima che sia tardi, perché dopo magari continuiamo ma magari qualcuno deve lasciare, con la seconda parte del sondaggio, e quindi vi invito tutti a riprendere di nuovo il cellulare, aspetta che faccio lo sharing del monitor. Allora, prendete il cellulare e o scannerizzate il QR code che vedete sullo schermo, oppure aprite il browser Safari, Chrome, quello che è, scrivete slido.com e poi il codice VMeeting2 per entrare nella seconda parte del sondaggio. Quando ci siete, andiamo con le prime domande. Era VMeeting o VMeeting 17? No, quello VMeeting 17 era quello di prima. Okay. Adesso questa è la seconda parte, si chiama VMeeting 2. Tra l'altro ho messo nella chat, ho messo le risposte del primo sondaggio, così tutti, se volete, potete scaricarvele, il PDF, cioè l'immagine, scusate, così avete le risposte del sondaggio precedente. In completa trasparenza, ovviamente, perché questa è una logica di condivisione. Allora, partiamo col sondaggio. Allora, dopo questa riunione, qual è la vostra percezione del futuro e del vostro lavoro dopo questo meetup? Proviamo a vedere se date la stessa risposta di prima oppure qualche barlume di speranza l'abbiamo dato. Aspetta che non vedo quanti hanno risposto. Hanno risposto qua, 30. Prima eravamo stati 60, quindi possiamo battere i numeri di prima, visto che siamo 77 collegati. C'è ancora qualcuno che deve rispondere? Vi ricordo che dovete premere il pulsante dopo la risposta, bisogna premere il pulsante send, che a volte non è visibile. Bene, allora andiamo a quella dopo confrontiamo i risultati con quella risposta di prima. La seconda domanda è: come considerate questo esperimento di virtual meetup organizzato da Diamond Partners? C'è qualcuno che è stato buono. Sì,
abbiamo in comune. Mi sembra di vedere, vi ringrazio, aspetta che faccio una foto di sta roba qui che è bella. Prima che cambiamo idea, sbrigati! Esatto. Grazie intanto. E finiamo con la terza domanda, che è in realtà una domanda aperta. Potete scrivere cosa vorreste discutere il prossimo virtual meetup, virtual meeting. Così magari, organizziamo qualcuno tematico per rispondere alle vostre domande. Beh, Gabriele, il portafoglio Monteriggione, sappiamo che l'hai scritto tu. Francesco, scrivi anche tu allora. Dai, scrivete, non avete paura. Metodi pratici di pianificazione, abbiamo qualcosa di interessante. Questa è molto bella, entrare nel pratico del metodo. Fulvio dovrebbe gongolare. Esempi concreti di costruzione di portafogli con i vari modelli. A nozze con voi. Gestore e consulente finanziario, due misteri diversi. Anche qua, Fulvio, ti piace questo. Lasciamo ancora attivo un attimo, che così, perché questo comunque è, vorrei capire meglio il metodo di Fulvio. La cosa che ho detto allo conto, a un certo punto ho detto, caspita, noi siamo consulenti finanziari, iscritti a un albo, io non posso mica dire cosa voglio. Devo fare attenzione a quello che dico. I gestori, scusa Daniele, questo in generale, i gestori, i market timer, tutti quelli che pontificano, adesso si dicono, uso le parole giuste, cosa vogliono, e non c'è nessuno che li prenda per il bavero, a parte ogni tanto il sottoscritto, insomma. Allora, guarda, posso dire una cosa? È paradossale in Italia. Se tu vai in Inghilterra e vuoi fare il gestore, devi passare un esame, no? Fatto, organizzato dalla FCA. In Italia, se tu vuoi fare il consulente finanziario, devi passare un esame. Se tu devi fare il gestore, non serve che passi nessun esame. So che mi taglio le mani perché vedo anche dei gestori collegati, quindi spero mi perdoneranno, però la realtà... e vedo anche che sorridono, quindi forse mi hanno perdonato. La realtà è che è un po' paradossale questo, perché tecnicamente un gestore può avere molti più portafogli, molte più responsabilità da gestire di un singolo consulente finanziario, no? E questa è una lotta che magari un po' alla volta dovremmo portare avanti, ma è anche il motivo per cui ho creato Open Finance, per dare la possibilità ai consulenti, soprattutto quelli autonomi, di avere la propria linea di gestione per gestire al meglio, in maniera efficiente, Ruggero mi tira le orecchie, in maniera efficace. Grazie. Efficace i portafogli dei loro clienti. Facciamo parlare i gestori, è interessante anche questo. Bene, siamo arrivati a 35, direi che ci avete dato tutto. Abbiamo quanti ne vogliamo adesso? Esatto, e vi ringrazio di questo. Allora, adesso torniamo, se c'è qualcun altro che vuole parlare, c'è Maurizio Gotti. Aspetta che gli tolgo. Maurizio, aspetta. Come mai non riesco a toglierti? Maurizio, riesci a toglierti la mute? In basso a sinistra, Maurizio, in basso a sinistra sullo schermo dovresti toglierti dove è scritto mute. Abbiamo Massimo Rossi, Maurizio Gotti e Giorgio in linea, in elenco. Allora diamo la parola intanto a Massimo Rossi. Ecco, guarda che ce l'ha fatto Maurizio. No, ce l'ha fatto Maurizio. Allora, prima Maurizio, poi Massimo. No. Scusate il buio, ma è un interno serale. E, adesso...
siamo andati oltre gli argomenti, cerco di essere breve. Innanzitutto un ringraziamento a Ruggero, che, di cui ricordo, anche lui se lo ricorda, ce lo ricordiamo, ero nel 2008 e feci una presentazione in sede Finanza e Futuro in un momento drammatico, e fu un contributo straordinario, di cui conservo ancora, non lo sono andato a cercare perché è l'unico file che ho conservato di questi anni. E mi ha ricordato, ho visto l'intervista che ha fatto per Class, l'ho visto in fretta, magari insieme a una cliente che era sbroccata, su questo concetto dei due virus e delle due paure, no? Quindi sono proprio elementi, anche degli spunti notevoli. Questo così, fatto il contromentario. Sull'aspetto Daniele, noi ci conosciamo un pochino, no? E posso dire che in effetti ho elencato, oppure usavo elencare, perché io sono anche in pista dall'85, tutti le varie crisi, l'ottobre del 2000, dell'87, eccetera, e tutti i successivi recuperi. Per cui con quella cliente stamattina dicevo, hai messo 100 nel marzo dell'85, hai prelevato 2,x, oggi hai 4 volte x. È diciamo una tecnica un po' grossolana per dire che nonostante abbiamo superato tutte queste crisi, abbiamo molto di più di un certo periodo. La cosa tecnicamente che però sono anche d'accordo su mischiare diverse situazioni in una. Ecco, la cosa su cui veramente che mi mette sempre in crisi è di cercare di evitare il peggior max drawdown possibile. Ecco, questo che non so di trovare un modo i ribassi si superano, le minusvalenze si superano, però cercare di trovare un modo di creare, perché quello di adesso io non ho neanche misurato, mi sembra abbastanza notevole rispetto ai precedenti o qualcuno dei precedenti. Quindi proprio trovare un metodo, un modo di ridurre il più possibile, non dico di evitare che siano così profondi. Basta, grazie a tutti. Grazie a te. E la parola, vogliamo rispondere? Okay, passiamo la parola anche a Massimo, che sono già le 18:43. Sì. Massimo Rossi. Sì, ciao a tutti, grazie. Io ho cominciato nel 98, la prima crisi l'ho vissuta prestissimo. Da quella volta mi sono proprio dedicato a capire un metodo di pianificazione che separasse completamente l'emotività tipica della nostra specie animale e quella che è l'approccio alla finanza. Quindi, da quell'epoca uso un metodo, che vabbè, se avete pazienza un'altra volta, ma se avete voglia ve lo racconto, e diciamo che è andato bene. Nel frattempo, insomma, dal 2001 a oggi non va male. In questi giorni ho tutti i clienti tranquilli, li informo con un canale Telegram mio, ce li ho tutti lì, li tengo tranquilli, mi sento e siamo pronti con un po' di liquidità che nel frattempo abbiamo creato a approfittare degli sconti, dei saldi. Bravo. Quindi importante è pianificare subito, chiarire subito al cliente che ci sono alti e bassi, bisogna essere pazienti, perché se no, come insegna il nostro Vatte, i soldi vanno dalle tasche degli impazienti a quelle dei pazienti nei mercati finanziari, quindi duri i banchi, come si dice a Venezia, e avanti. Ok? Grazie, scusate. Oh no, Massimo, grazie a te. Grazie infinita a te. Daniele, penso ci fosse ancora, se togliete le raise hand, Giorgio, ti volevi rimuovere la parola oppure la manina era rimasta lì? Ok, allora direi Daniele, se tu sei d'accordo e non ci sono altre domande, sì, potremmo andare verso... Allora, io volevo solo un attimo, stavo caricando le risposte, in modo che dopo chi vuole se le scarica prima di chiudere la connessione, perché sennò una volta chiusa non so se è più possibile scaricare le risposte, compresi i temi. Allora, volevo vedere la differenza tra la percezione del futuro 2 e la percezione del futuro 1. Un attimo.
stato un crollo. Allora, la percezione del futuro 1 era il 52% aveva scritto buona, credo che ci risolleveremo, e l'11% aveva detto fantastica, il 2% pessima, il 0% catastrofica e il 36% incerta. Adesso il 70% ha detto buona, il 7% incerta, pessima e catastrofica 0% e il 23% fantastica, sarà un successo. Quindi, Ruggero, abbiamo risollevato gli animi, quantomeno la cosa positiva è che abbiamo risollevato un po' gli animi con questo... Come abbiamo detto sempre, questa non serve. questo mi fa piacere. Comunque potete scaricarvi i dati, così ce li avete a disposizione se vi interessa. Credo che sia un esperimento, anche quello del sondaggio, carino, per capire un po'... anche la vostra percezione. E teniamoci in contatto, direi. Sì, allora, modo di... io sono molto contento di come è andata questa sera. Mi sembra di aver visto dal rating anche voi, e quindi ci riproponiamo sicuramente di farne altre, e di farne altre seguendo magari le scalette dei suggerimenti che ci avete dato. Perché noi, come sapete, abbiamo fatto una piattaforma di social investing e come tale, e vi invito a valutarla, cioè a guardarla, si chiama openfinance.com con finance col PH invece della F, è molto interessante, e proprio la logica è la condivisione e un po' anche, tra virgolette, passatemi il termine, la competizione attraverso la trasparenza, cioè vedere cosa stanno facendo gli altri e prendere spunto per migliorare i portafogli dei nostri clienti, perché alla fine quello che abbiamo tutti a cuore è dare il miglior risultato possibile ai clienti. È un cambio di paradigma questa piattaforma, perché mette al centro i consulenti. E quindi è un esperimento interessante a cui noi crediamo tantissimo, e sarà basato sicuramente sul continuare a condividere con queste tecnologie, che alla fine sono un po' ostiche ma piacevoli quando si incominciano a dominare, a condividere insieme e affrontare meglio il nostro futuro con più ottimismo, sfruttando anche situazioni difficili come queste per fare team, fare gruppo e trovare le soluzioni migliori, perché se c'è una cosa che noi italiani siamo forti è sicuramente la creatività e la capacità di trovare soluzioni vincenti anche in queste situazioni. Credo che anche Ruggero debba dire qualcosa, perché... È giusto, doveroso, e dopo ci salutiamo. No, io voglio solo ringraziare chi mi è stato a sentire, spero di aver suscitato qualche riflessione positiva, e volevo solo salutare e darci appuntamento il prima possibile in varie forme social, questi tipi di meeting, perché in questo momento scambiare le idee è assolutamente fondamentale. Guardiamo bene, voi sapete dove sorge il sole, i vostri clienti non tanto, voi sapete dove sorge il sole, ditelo, è là, ma non si vede un cavolo, là il sole, allora voglio salutare anch'io. Io volevo, salutandovi, darvi un messaggio, perché in realtà io con Pasquale Puglia ho un rapporto vecchissimo. In realtà ho fatto trovare a Pasquale questo librettino, che è una vera chicca. In realtà da questo librettino vi regalo questa massima. Il librettino sono le ultime lettere di Jacopo Ortis, che mi ha recapitato poco dopo Natale, Pasquale, che ringrazio ancora. Ma la frase che vi passo di questa è una frase che a me è rimasta molto a cuore e che penso in questo momento abbia una valenza del tutto particolare. E la frase dice: che cos'è mai l'uomo?
il coraggio fu sempre dominatore dell'universo, perché tutto in realtà è debolezza e paura, ed è quello con cui noi di fatto ci troviamo a confrontarci in questi periodi ogni santa bella giornata. Per cui anche per me, grazie a tutti e arrivederci alla prossima occasione.